Fra poche ore aprono le borse e c'è grande attesa per sapere come prenderanno tutto quello che sta succedendo in Italia ai mercati, come reagiranno alla scelta dei 10 saggi e a tutto il resto. Il Corriere della Sera, per esempio, a pagina 11 titola: l'euro scivola ancora e va ai minimi da 4 mesi, l'attesa per le borse e la riunione Eurotower. Vogliamo chiedere al nostro Euroman che cosa ne pensa. È Alan Friedman in collegamento con noi, non so da dove, ma ce lo potrà dire. Buongiorno. Toscana. Toscana. Piovosa Toscana. Meraviglia. Quanta pioggia, diciamo che abbiamo tutti poco da invidiare a ciascuno, visto che ha piovuto un po' ovunque. Anche da voi pioggia, Alan? Molto, molto, moltissimo. E questa pioggia è metafora di mercati o no? Io credo che i mercati non faranno un tonfo, perché la settimana scorsa hanno già scontato, hanno già calcolato un ribasso di 4% e hanno già fatto vedere cosa pensano di Italia, che oramai rischia un declassamento ancora. No, non dica così. Lei lo dà per certo? No, probabile. Probabile. Io credo che oggi la reazione non sarà così drammatica, sarà al ribasso, l'euro è debole, i mercati sono al ribasso, ma non c'è un shock, perché i mercati hanno già capito che Bersani, come leader del suo partito, come politico e come possibile primo ministro, è morto, è fallito, è politicamente morto. Sì, non è bello da dire così, però effettivamente non ce l'ha fatta. Occorrerà qualcuno che glielo vada a dire. Ci vuole un po' di tempo prima che Mr. Renzi o Mr. Enrico Letta arrivano. Quindi a me piace più Enrico Letta, perché è una persona più per bene, più ragionevole, più pacato. Ma scusi, Alan, da toscano, lei ha Mr. Renzi proprio così vicino, anche, però non è vicino al suo cuore? Ma io credo che è un bravo ragazzo, un po' populista, un po' demagogico, ma niente di che. Bersani era un ministro bravo, ma un leader pessimo. Renzi è un sindaco bravo e vedremo cosa farà. Ma il tema non è il PD, perché il PD è tornato a riunione. Secondo me voi avete una situazione, noi abbiamo una situazione, io ormai ci vivo, in cui Berlusconi è riuscito a essere molto più forte nella settimana scorsa con le sue aperture, un governissimo, sincero o meno. Beppe Grillo era un bravissimo comico e la gente che ha votato Grillo è gente onesta e per bene, e la protesta dei grillini è ragionevole, ma qui bisogna fare due cose: la riforma elettorale e la gestione dell'economia, e non ci vogliono 10 saggi per dirci questo, sappiamo già. Quindi rispettiamo il presidente Napolitano, sempre. Non può sciogliere il Parlamento perché c'è la semestra bianca, lo dica apertamente, no, non lo dica, vabbè, nomina dei saggi e si spreca un tempo, una settimana, due settimane. Bisogna galleggiare, come credo che gli italiani dicano, in bagnomaria. Galleggiare, ma forse dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo proprio far ripartire la nave il paese, perché se no, Alan, i mercati quanto possono aspettare? Perché adesso va di moda qui in Italia dire, vabbè, però per esempio in Olanda sono stati un anno senza governo, in Belgio sono stati quanto? 3 anni senza governo? Un anno è specie, insomma, però insomma c'è chi dice, no, beh, ma in fondo si può andare avanti anche così. Ecco, i mercati quanto tempo ci danno? Well, i mercati, avendo quasi digerito il Cipro, adesso certamente guarderanno l'Italia e ci saranno attacchi speculativi, perché è normale questo. C'è un momento di apertura per attacchi speculativi, quindi ci saranno dei ribassi, ci saranno delle speculazioni. Alla fine io temo che bisogna tornare alle urne e non c'è nessun modo di mettere Silvio Berlusconi, il fantasma di Bersani o il dopo Bersani e Beppe Grillo nella stessa stanza. Io spererei, sarei molto contento se il presidente Napolitano riuscisse, attraverso la nomina di 6 tecnici e 4 politici come saggi,
riuscisse a far passare una legge elettorale da questo Parlamento, sarebbe positivo, lo dubito. Credo che si galleggia, si finisce, l'euro oscilla, mercati in fibrillazione. Cosa si finisce? L'euro oscilla. E poi galleggia un presidente del centro-sinistra. E bisognerà vedere. Senta, Friedman, questa scelta di Napolitano di selezionare 10 personalità italiane, tutti maschi, sarebbe stata possibile in un paese del mondo di quelli che frequenta lei, no, per esempio, senza una sollevazione? In America nominare 10 maschi e neanche una donna, nel mio paese sarebbe stato visto un po' male. Noi abbiamo Hillary Clinton che dovrebbe candidarsi per la Casa Bianca nel 2016 e abbiamo eppure qui devo dire il governo Monti aveva più donne nel Consiglio dei Ministri, quindi mi meraviglio che un vecchio pragmatico simpatico comunista come Giorgio Napolitano non ha pensato a una donna singola. È stranissimo. Alan, e vorrei condividere le parole di Emma Bonino, che aveva ragione su questo, che certo, dice che non è una, che non è rappresentativo della società, e dice che sarebbe più facile vedere una donna cardinale che una donna al Quirinale. Dunque, adesso vediamo se il Parlamento di centro-sinistra e Grillini riesca a leggere Emma Bonino, Romano Prodi, Giuliano Amato come Presidente della Repubblica, vedremo. Al Quirinale. Attenzione, Alan ha fatto 3 nomi, segnateveli, perché quando Friedman parla è come l'oracolo, poi le cose si materializzano. Allora, i mercati oggi, piccolo ribasso ma non shock. Per i prossimi mesi, per le prossime settimane, attenzione alla speculazione. Alan, abbiamo imparato queste cose questa mattina. Ancora una volta, grazie. Buona giornata. È in pigiama? Pyjamas? Purtroppo sì. Yes! Pyjamas! Come? Total? Completo? Lungo? Corto? Privato, no comment. Grazie ad Alan Friedman, Mr. Euro, sempre il migliore, incredibile, Alan.